Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Gabriele, buongiorno Baldo, buongiorno, buon appetito a tutti, subito. Brivido. Consentitemelo un pensiero a Christian e a Stefano. Sì. Che non ci sono più, tutto qua. E niente. Una serata brutta e una tragedia infinita, perché quando succedono quelle cose è una tragedia che non sembra senza senso, infinita. E io mando un bacio a papà e figlio, ovviamente, credo che un po' tutti l'abbiano fatto questa mattina. Sì, comunque. Che poi il calcio è un po' questo, no, Mimmo, andare allo stadio col proprio papà per mano. Infatti c'è, ci sono tante cose. E mettiamoci un punto, ok. Proviamo a parlare un po' della partita, Mimmo. Sì, certo. Parliamo della partita. Ti spiego un po' le nostre posizioni. Ubaldo dice che insomma la Roma ha giocato la partita che doveva giocare, che il Bayern Monaco è molto più forte. Secondo me invece l'ha presa un po' sotto gamba, magari in maniera un po' presuntuosella, ecco. Ma allora, diciamo che io insomma stavo aspettando questo collegamento perché volevo parlare un po' con Ubaldo proprio di questioni tecniche, di questioni tattiche, indipendentemente da quello che poi è accaduto in campo. Non credo che la Roma sia stata così pervasa da un alone di spensieratezza e credo che la squadra sia andata in campo con la convinzione di essere una squadra forte, una squadra importante che di fronte ha incontrato una squadra nettamente più forte. Poi il fatto che la Roma avesse un pizzico di presunzione in più, questo non potremmo mai saperlo, non potremmo mai capirlo realmente. Quindi insomma, poi ci sono i fatti che insomma hanno testimoniato una differenza ancora molto molto notevole fra quella che è una tra le tre migliori squadre del calcio mondiale e la Roma, che è una squadra che sta facendo bene in Italia. E quindi, indipendentemente fare i discorsi il calcio tedesco e il calcio italiano, poi però comunque sono argomenti che probabilmente dovremo toccare. Io con Ubaldo volevo capire l'atteggiamento tattico del Bayern, perché la Roma ieri di fatto non ha giocato la partita e non l'ha fatta perché ha trovato di fronte un avversario che non gliel'ha fatta fare. Però a me la cosa che maggiormente ha sorpreso è nella fase difensiva del Bayern il fatto che tutti marcassero a uomo, tutte situazioni di uno contro uno, ognuno aveva il suo uomo personalizzato, non c'era marcatura zona, c'era una marcatura quasi come posso dire, ad uomo in ogni settore del campo, ognuno sapeva chi doveva andare a prendere la palla e ognuno sapeva poi come doveva muoversi in riferimento a quello che andava a prendere la palla. Io questo l'ho trovato qualcosa di veramente clamoroso, ma di bello, di clamorosamente bello. Cioè a me non era mai capitato di vedere una squadra che in fase offensiva si dispone in una maniera straordinaria, con due attaccanti larghi, con gli interni che vanno sempre dentro e fanno una varietà, di gioco, Mimmo. Soprattutto la fase di non possesso del Bayern Monaco. È lì che ha fatto la differenza, Mimmo. Esattamente quello. Esattamente dove vai, quello che dicevamo nel pre-partita, dove vai a conquistare palle se riesci a fare. Poi c'era, tu avevi posto questo pensiero anche, dice, chi è che riuscirà a imporre più il gioco, visto che sono due squadre che lavorano molto sul possesso palla, no? E quindi la forza del Bayern. Io un dubbio ho avuto su un giocatore che ha determinato molto anche la difficoltà nel gestire le risorse del Bayern. La posizione a me di Pjanic ad esempio non mi è piaciuta assolutamente. Sì, a me non mi è piaciuta la posizione, non mi è piaciuta la prestazione di Pjanic, ma ovviamente non soltanto di Pjanic. Io devo dire però che, consentimi Ubaldo, io ho sentito parlare oggi di tanti giocatori, anche ieri sera sentivo parlare di questo è un fenomeno, quell'altro è un fenomeno, ovviamente riferimento ai giochi del Bayern. Io ho visto un professore di calcio assoluto che è Xabi Alonso. C'era Pjanic in questa situazione, però l'ha portato a spasso per tutto il campo, capito? Assolutamente. La Roma ha perso un giocatore in mezzo al campo quando era la fase del palleggio, dell'uscita, perché era sempre fuori posizione e non è andato mai poi a disturbare con determinazione le giocate di Xabi, perché poi Xabi si muoveva, riceveva, giocava di prima, si posizionava tra i due centrali o andava a centrocampo, quindi un lavoro continuo, Mimmo. Assolutamente, io
insomma, Robben ha fatto quello che gli pareva, del resto forse non viene marcato. E poi entreremo anche nella marcatura di Robben, no, Baldo, che ne abbiamo parlato per giorni. Però il vero fulcro di tutta la manovra del Bayern è Xabi Alonso, uno che sa sempre dove stare, come far girare la palla, lunga, corta, verticale, orizzontale. Insomma, un calciatore straordinario che, inserito in quel sistema di gioco, diventa ancora più bravo forse di quello che è, o forse magari non ha mai dimostrato di essere così bravo perché non aveva avuto la possibilità, magari essendo impiegato in altre posizioni o con altri compiti. Io ti devo dire che ho visto una squadra in cui ci sono dei giocatori che sanno fare tutto. Alaba è un giocatore fenomenale perché può fare tranquillamente il centrale, può fare tranquillamente l'esterno, può fare il centrocampista. Se va avanti è uno che ti mette paura come esterno d'attacco, ma insomma non devo scoprire io questi giocatori. Però ho visto una squadra che a un certo momento io mi stavo interrogando a metà del tempo e non riuscivo a capire se difendeva a 3, se difendeva a 4, se difendeva a 5. Non era neanche in 2. Chiaro, perché aveva un modo di stare in campo molto molto bello, per non usare altri aggettivi. E lì Guardiola è uno che dimostra di essere uno straordinario allenatore. Io ricordo che qualche tempo fa c'era chi anche in questa città diceva: Guardiola non è un allenatore, ve lo ricordate? Sì, allena dei fenomeni, saremmo capaci tutti. Quindi si allenano da soli. Sì. In realtà poi non è esattamente questo. Non è esattamente questo, perché poi bisogna avere dei giocatori bravi, però tu devi essere in grado di farli rendere per quello che sono. Allora, diciamo che lui le ha studiate tutte molto bene, secondo me, le mosse e le contromosse. Ha vinto la partita anche attraverso lo sviluppo del gioco di alcuni elementi che sono di levatura assolutamente mondiale. Ti chiedo, Mimmo, credi che la scelta di mettere a sinistra Ashley Cole e non Torosidis sia stata, insomma, presa da Rudy Garcia perché Mike Conner è indisponibile, perché nella sua testa voleva far giocare Mike Conner a destra e a sinistra Torosidis? Ma questo noi è un'altra di quelle cose che non sapremo mai. E a me ha stupito l'assenza di Mike. Io non so quando si possa essere infortunato o comunque possa aver avuto dei problemi al ginocchio, visto che l'allenamento di rifinitura l'ha fatto tutto bene. Uno mi può dire, certo, proprio magari durante quell'allenamento lui ha avuto qualche cosa e poi ne ha risentito dopo, può darsi, però insomma, però a me ha colpito molto l'assenza di Maicon, così come ha colpito la non prestazione di Cole, che sembrava veramente, non lo so, un dilettante allo sbaraglio nei confronti di un giocatore che quando sta bene fa i primi tre al mondo, perché Robben quando decide di vincere le partite da solo potete far come pare, lui le vince da solo. Quindi insomma, non soltanto Cole, io credo che la squadra abbia giocato male proprio di squadra, nel senso che non ha giocato di squadra, e questo devo riconoscere che Garcia, secondo me, poi ha analizzato bene quello che era successo. Aveva sbagliato tutto, lui l'ha anche ammesso, ha sbagliato la strategia, però quello che ha mancato alla squadra è proprio la compattezza, il fatto di essere una squadra. La Roma nel primo tempo, tanto per dirne una, ha commesso soltanto due falli, ed è una cosa anche strana, perché le cose due uno glieli faceva, non ce la facevano a prendere. No, certo. Guarda, quante volte è capitato? No, è vero, perché eri sempre in ritardo, perché il momento che ti avvicinavi già sono liberati del pallone. Esattamente. E poi devo dire che De Santis, insomma, qualche cosina, anche forse più di qualche cosina, c'è anche sulla coscienza. Quindi nel momento in cui già tutte le cose vanno male e il primo che ti abbandona il portiere, sembrava che ogni tiro potesse essere un gol. Quindi insomma, tutto quello che poteva andare storto è andato storto, non ce n'è stata una che è andata bene. Abbiamo visto dei giocatori fantastici dall'altra parte. Io ho visto quello che continuo a ritenere ormai da tempo, ma non il più forte portiere al mondo, uno che fa proprio un'altra disciplina sportiva. Ma hai capito, Mimmo, perché no, è Mimmo è una cosa a parte rispetto a tutti i bravi portieri che ci sono al mondo. E ieri il Bayern, vedendo il giocare in quel modo, mi ha dato l'impressione di quello che fa la Roma magari in campo nazionale con le squadre magari di una categoria un pochino inferiore, no? Cioè controllo assoluto della situazione, palleggio, e cercare di arrivare, stancare l'avversario attraverso la manovra, no? Sì, stancare l'avversario. Ma hai capito perché Guardiola toglie un difensore, aggiunge un giocatore più di manovra, di movimento davanti, perché al portiere Neuer, che oltre a parare con le mani gioca pure coi piedi. Assolutamente. Cosa che non può fare un difensore, che è costretto solo a giocare coi piedi. Ma veramente la Roma è stata molto vicina a Neuer nel 2011, Mimmo? Sì. Sì.
Ti chiedo. A me non risulta, però. No, ti chiedevo. Ah, no. Neuer. Sì. Stiamo parlando di Neuer, Manuel Neuer, portiere sì. campione del mondo, capitano sì, sì. della Germania. Sì. La Roma vicino a Neuer. Nel 2011. A me non risulta, mi stai dando una notizia. Ma ieri lo hanno chiesto anche a Walter Sabatini, che ha detto sì, però spesso non riesco a fare quello che voglio, perché era un test a te. È stato pure vicino a Messi a Roma, se uno la mette tutto piano. Certo, perché ha chiesto informazioni. Quanto costa Messi? Un conto sulle notizie, un conto sulle trattative, un conto sono le intenzioni di trattativa. Ma non mi sembra... Il momento di parlare No, questo per dirti, perché c'è qualcuno qui sulla nostra pagina Facebook che dice a portieri invertiti sarebbe stata un'altra partita. Viste come sono andate le cose, sarebbe stato diverso forse il risultato. Adesso non so se sarebbe bastato solo Neuer in porta con la Roma a evitare una sconfitta, insomma, considerare la prestazione, anzi la non prestazione complessiva della squadra. Però certo la differenza di valori si è vista ieri sera tra un portiere e l'altro, ma insomma sarebbe abbastanza puerile, stupido, anche ridicolo prendersela soltanto con un giocatore. Se dobbiamo analizzare le prestazioni tecniche, io per esempio non ricordo nulla di Turbe, non ricordo nulla di De Rossi, non ricordo nulla di Totti, non ricordo nulla assolutamente di Pjanic, ricordo tante cose brutte di Kohl, tante cose non belle di Yang Gambiwa. Insomma, se ci mettiamo a fare questo ragionamento non finiamo più. È semplicemente che la Roma è stata, come posso dire, travolta da una squadra nettamente più forte. Poi uno mi può dire, però c'è modo e modo per perdere, ma la Roma è una squadra che non rinuncia mai a giocare, quindi può andare incontro anche a queste situazioni. L'hai visto nel secondo tempo, quando la squadra cercava di fare o di proporre quantomeno un pizzico del suo gioco, e non si preoccupava invece di dire siamo qui anche perché non c'era niente da difendere ormai. Capisci che ti voglio dire? Quindi una volta che tu prendi l'imbarcata devi solo sperare che passi più velocemente possibile il tempo, perché se non è serata se vai alla deriva senza quasi accorgersi, insomma, no? Secondo te le dichiarazioni di Garcia a fine partita sono vere, oppure si è voluto prendere la responsabilità e togliere fuori tutta la squadra? Ma io penso che quando le cose vanno male le responsabilità devono essere sempre divise equamente fra coloro che sono i protagonisti e gli attori di una certa cosa, no? E credo che Garcia abbia avuto le sue colpe, assolutamente, cioè alcune scelte individuali non ci hanno convinto, non ci avevano convinto neanche l'ipotesi forse prima, no? Quando le analizzavamo alla vigilia, però poi i giocatori in campo sono stati forse anche peggio di quanto era stato non bravo l'allenatore nello scegliere quella squadra e nello scegliere quella strategia. Questo però non deve, questa è una città meravigliosa, però un po' schizofrenica. Adesso non è possibile che tutto quello che è stato di buono costruito per un anno e mezzo debba essere cancellato, dimenticato, come se non fosse mai accaduto. L'abbiamo ripetuto quasi fino alla noia nei giorni passati. La Roma non ha mai affrontato nell'ultimo anno e mezzo, nell'anno della gestione di Garcia, nell'anno anche precedente, una squadra così forte. Non le era mai capitato di doversi confrontare con certi avversari. E c'era, io ieri continuavo a ripetere, ho molta curiosità nel vedere come la squadra saprà così mettersi di fronte ad una delle squadre più forti del mondo, capire quale sarà il suo comportamento, quale sarà la sua tenuta. Beh, la risposta è una risposta che ti dice che la Roma ancora deve lavorare tanto, perché le squadre che se la comandano in ogni angolo del mondo sono altre, hanno anche altri giocatori e soprattutto hanno altri fatturati, hanno la possibilità di comprare giocatori che magari tu non ti puoi permettere, è tutto un insieme di cose, tutta una serie di situazioni che sarebbe troppo facile raccontare adesso, ma che sono chiarissime, insomma, no? La Roma è una squadra che in campo nazionale è una forza, una potenza rilevante, in campo internazionale ancora non lo è e probabilmente non può ancora esserlo. Io ricordo però a tutti che... Scusa Mimmo, non lo è nei confronti di alcune squadre che sono queste qua, ma non è che sono tutte come il Bayern, sì, certo. Però, Ma infatti stavo completando il discorso, perché fino a che tu giochi con il Manchester United, con Manchester City, con il Bayern, con il Chelsea, con il Paris Saint Germain, con il Barcellona, con il Real Madrid, con l'Arsenal, con queste squadre qui, c'è sempre il rischio che tu possa prendere anche più di un gol, no? Perché sono nettamente più forti di te. Però
Io vorrei ricordare che ovviamente la delusione è tantissima, è enorme assolutamente per quello che è successo, però nessuno aveva detto partiamo per vincere la Champions, nel senso che il ritornello è sempre stato quello, cerchiamo di fare bella figura e di passare il turno, insomma se poi ti capita una squadra come il Bayern Monaco e tu ci metti di tuo per aiutarla a fare bella figura, poi succede quello che è successo ieri sera. Però questo lo ripeto, Guardiola quando parla non mi piace tantissimo perché lo reputo un pochino falsetto, perché secondo me dà in giro troppe galle, e quando parla di incidente, cose di questo genere, mi è sembrato voler lanciare una specie di piccola ciambella di salvataggio per la Roma. Però in realtà la differenza c'è stata, è stata enorme, spropositata, per certi versi perfino irreale, no? Cioè, insomma, 7 gol probabilmente, anzi leviamo probabilmente fra la Roma e il Bayern Monaco, non ci stanno. Ci possono stare nel momento in cui a te gira tutto storto e tu contribuisci per farlo girare storto e all'altro invece va tutto bene. Anche le dichiarazioni di questa mattina, ad esempio, dell'entourage del Bayern che è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco, insomma, raccontano di un Bayern che era sorpreso per quello che erano riusciti a fare ieri sera all'Olimpico, nel senso che probabilmente non se l'aspettavano neanche loro di poter produrre una prestazione di quel tipo, ovviamente facilitata dalla Roma, ma insomma neanche loro si aspettavano di venire qui all'Olimpico e fare una specie di allenamento come hanno fatto. Però le partite vanno così, poi cominciano male e finiscono peggio, cioè se tu avessi perso 7-1 in casa contro una modesta squadra italiana, insomma lì sarebbe stato diverso, la delusione sarebbe stata identica, forse ancora superiore, però poi le considerazioni devono essere fatalmente diverse, perché se uno adesso vuole cancellare, dimenticare tutto quello che è stato fatto di buono, commetterebbe secondo me un errore clamoroso, perché come posso dire, questa è una squadra che deve crescere, ha bisogno di fare passettino in avanti, a Manchester ha fatto un importante passo in avanti, però poi il Manchester City, lo abbiamo detto prima, quindi non possiamo essere sicuramente tacciati di qualche... Manchester City non è forte come il Bayern Monaco, è un'altra squadra, il Bayern Monaco De Piet è trita, ha fatto 6 gol l'altro giorno in campionato, è venuto qui a Roma, ha fatto 7 gol, quindi probabilmente è una squadra che è fortissima, se poi tu a questa squadra fortissima le dai anche una mano e poi ecco che succede quello che è successo ieri sera. Però questo non significa che la Roma è una squadretta, è una squadra che ha bisogno ancora di lavorare, di crescere, che inserita in un discorso nazionale ha una sua valenza, una sua forza. A livello internazionale, ripeto quello che ha detto Ubaldo, al confronto di determinati club deve ancora crescere molto. Mimmo, vai, dobbiamo fermarci. Dai la pausa, dai. Ok, sì. A tra poco. Mimmo! Eccolo. Rieccoci qui. Senti, lo scorso anno si diceva sempre che la Roma era leggermente distante dalla Juventus e questo gap quest'anno sembra essere, insomma, coperto, ridotto. Che deve fare la Roma per ridurre il gap dalle grandi squadre europee? Lavorare sull'intensità, sul fatturato, sul marketing, sui giocatori acquistati, sulla mentalità, sull'esperienza? Ma fosse un po' di tutto questo. Fosse un po' di tutto questo. Ieri, insomma, voglio dire, adesso senza stare a fare nomi, ma insomma è abbastanza chiaro il riferimento, c'erano di fronte nell'uno contro uno un giocatore che da solo valeva 50 milioni e dall'altro uno che hai preso a parametro zero, quindi poi è sempre abbastanza, come posso dire, non carino fare questi discorsi, però li devi fare nel momento in cui ci sono due realtà di questo tipo, quindi poi se tu prendi dei calciatori che costano un sacco di soldi perché sono bravi e poi hai un certo tipo di rendimento, quindi fare un paragone oggi tra la Roma e il Bayern Monaco secondo me sarebbe impietoso, io credo, perché non si possono minimamente paragonare le due società per quello che rappresentano, per quello che hanno come potenza economica, con tutto il rispetto ovviamente per la Roma, ma il Bayern, l'ha detto anche Garcia non so quante volte in questi ultimi giorni, forse è il club più forte al mondo, più ricco al mondo, per tutta una serie di ragionamenti. E quindi tu devi cercare di crescere piano piano, cercando di prendere giocatori importanti, cercando di migliorare, ma non è una cosa che ti riesce da un momento all'altro, è un discorso che devi portare avanti con gli anni.
le cui basi devono essere gettate con calma, e queste basi potevano crescere piano piano. Non è possibile cambiare dall'oggi al domani. Quello che sta facendo la Roma con Garcia è qualcosa di straordinario in campo nazionale, ricordando quello che era accaduto prima dell'arrivo del francese. Però la distanza del calcio italiano da quello europeo, o quantomeno, per ricordare le parole di Ubaldo, da una fetta di questo calcio europeo, è ancora notevole. Ma non è che è soltanto la Roma. L'anno scorso, ricordatevi, la squadra campione d'Italia, la Juventus, venne eliminata nella fase a girone della Champions League in un girone in cui c'erano il Copenaghen e il Galatasaray, con tutto il rispetto, no? Quindi vuol dire che se la Germania, se il calcio tedesco, anzi, per dirla così, se il calcio tedesco va in Brasile e fa le gol al Brasile e diventa campione del mondo, e quello italiano esce al primo turno spernacchiato e besfeggiato, vuol dire che qualcosa c'è di diverso. E quindi io credo che vada fatto un discorso proprio anche di questo tipo. Sono dei momenti storici completamente agli antipodi per quanto riguarda il calcio dell'una e dell'altra nazione, e di conseguenza le squadre che rappresentano queste nazioni sono per forza di cose diverse. È inevitabile che nel momento in cui c'è una larga rappresentanza per quello che riguarda il calcio tedesco, che ci sono squadre molto, molto importanti che stanno facendo molto bene, l'Italia ogni anno deve rincorrere un posticino in più per arrivare in Champions League e passare anche attraverso i preliminari, quindi il discorso ovviamente si intuisce da solo. Ma detto tutto questo, non deve essere e non vuole essere da parte mia assolutamente qualcosa di giustificativo. La partita di sera l'ha vinta la squadra più forte, su questo non c'è dubbio, molto più forte dell'avversaria, che a sua volta ha dato una mano per poter, come posso dire, vedere il risultato dilagare in maniera abnorme, perché lo ripeto, 7 gol tra il Bayern Monaco e la Roma non ci stanno, però poi capita che se tu sbagli tutto e dall'altra parte indovinano tutto, succede anche questo. Ma lo ripeto, secondo me non ho motivo di dubitare che anche per il Bayern sia stata una sorpresa vincere la partita in questo modo, nel senso che probabilmente loro riconoscevano una valenza alla Roma, si aspettavano forse un altro tipo di prestazione, ma la Roma ieri sera era talmente non Roma che la prestazione non l'ha fatta proprio. Con tutti quei complimenti della vigilia che ci siamo anche confrontati, Mimmo. Sì, ma io ritengo che un po' di gallarelle giravano. Però poi se loro avessero detto cose diverse, io non credo, Baldo, che sarebbe cambiata la situazione, perché loro vanno a campo e te tritolano. Allora, ieri sera c'è stato io ho seguito con attenzione la conferenza stampa sia di Guardiola che di Garcia ieri sera poi allo Stadio Olimpico, e insomma gli sono state fatte delle domande sia all'uno che all'altro allenatore. Una mi è piaciuta, riferimento che era stato fatto alla fisicità, no? Dei giocatori del Bayern Monaco, che sono dei giocatori che sono sì fisicamente importanti, però sono anche molto bravi tecnicamente. Allora, siccome è un momento storico legato al calcio in cui ad esempio in Italia si dice che conta molto più il fisico che la tecnica, no? Quante volte abbiamo detto, perché ce l'hanno raccontato, che adesso nei vivai si prendono più giocatori a metro piuttosto che nel vederli palleggiare con il pallone. Allora è stata chiesta questa cosa a Guardiola e lui ha dato una risposta che secondo me la dice tutta sul suo modo di intendere il calcio, che dovrebbe essere poi il calcio che poi porta i risultati, cioè la tecnica è quella che comanda tutto, cioè nel senso che tu i campionati, le partite, i tornei, i mondiali li vinci se hai giocatori tecnici, poi se questi giocatori tecnici hanno anche una grande forza fisica, bene, ma soprattutto sono quelli bravi che ti fanno vincere le partite. Quindi probabilmente, analizzando questo discorso e riportando la partita di ieri sera c'erano più giocatori bravi tecnicamente nel Bayern che nella Roma, gente che magari se era in difficoltà non buttava via il pallone ma cercava comunque di giocarlo, gente che sapeva farsi dare il pallone sui piedi e lo giocava e lo manovrava. Dall'altra parte c'è una squadra che sa fare queste cose, forse lo sa fare meno bene rispetto a quelli del Bayern, e sicuramente in Italia è più facile farlo, ma ieri sera non facevano nemmeno quello, perché non ricordo un'azione manovrata, ricordo soltanto tanti errori di gente che sembrava capitata lì per caso, 11 giocatori messi insieme per la prima volta. Quindi è mancata la squadra, è mancata la compattezza, è mancata
anche un pizzico di cattiveria, segnale, lo ripeto, Mimmo. Nel momento in cui tu fai soltanto due falli nel primo tempo, vuol dire che insomma non... O non li prendi proprio. O non li prendi o non ci arrivi o non... Certo. Ma il segnale ce l'hai avuto, Mimmo, quando Jan Gambiò è uscito due volte palla al piede, ha superato la metà campo. Vuol dire che qualcosa, vuol dire che qualcosa non c'è, no? Zero, non no? funziona. Sì, sì, ha fatto l'assist per Gerbigno. Anche se è stata bella un'azione, ma vuol dire che qualcosa non funziona. Però non deve stare Jan Gambiò, quello stai dicendo te. Certo. Esatto, no, ma è normale, voglio dire, no? C'è possibilità, però, Mimmo, che questa squadra, parlo del Bayern Monaco, sia anche più abituata a certi palcoscenici, a certe pressioni, perché 5 undicesimi dei bavaresi erano giocatori che hanno affrontato il Brasile con la Germania al mondiale e gli hanno fatto 7 gol. Sì, poi metteci Robben, metteci Xabi Alonso, insomma metteci pure qualche un altro. Mettici anche Alaba, metteci pure Lewandowski. È entrato che... Sì, sì. No? Sembrava un po' fuori forma, in realtà poi ha fatto un gol bellissimo, Shaqiri. No, ma al di là di quello, vedi, tu devi fare delle considerazioni, per cui a un certo momento il Bayern Monaco ha messo dentro Shaqiri, ultimo cambio se non mi ricordo male, sì. E questo dopo un minuto ha fatto gol, vabbè, al di là di quello, però Shaqiri è un giocatore che anche per quanto riguarda la Roma, ma non soltanto la Roma, ricordo la Juventus, si è tentato in tutti i modi di portarlo in Italia, ok? E avrebbe rappresentato per una squadra italiana, per il calcio italiano, un qualcosa in più. Mentre invece nel Bayern Monaco fa la riserva, è il terzo cambio. È chiaro il ragionamento, quello che voglio dire. Io me li sarei presi tutti, i giocatori del Bayern, tranne Rafinha forse. Insomma, Benatia comunque ha fatto una signora partita pure ieri sera, sì, no? Sì, molto bene, sì. Nel senso che noi possiamo dire che si è comportato male, e questo è sicuramente vero. Che continua a non comportarsi bene, e questo è sicuramente vero, però non possiamo dire che non sia un bravo difensore, un bravissimo difensore, no? E di conseguenza tu capisci che poi se il Bayern Monaco va a spendere tutti quei soldi per prendere un giocatore che probabilmente non è nemmeno il titolare, capisci qual è poi la differenza, no? Ma non soltanto con la Roma. Certo. Mimmo, paradossalmente la Roma ieri, pur avendo perso 7-1, è più vicina alla qualificazione agli ottavi. Se ho fatto bene i conti, potrebbero bastare anche addirittura 4-5 punti per arrivare matematicamente al prossimo turno. Era una domanda? Sì. Innanzitutto c'è da pensare che mi sembra abbastanza obbligatorio battere il Manchester City, no? Il 10 dicembre. E andare a fare poi risultato in casa del CSKA a Mosca. A questo punto qual è la speranza? Il discorso che facciamo qualche tempo fa, la speranza è che il Bayern Monaco le vinca tutte, perché se il Bayern Monaco le vince tutte, compresa quindi anche la partita di ritorno con la Roma, ma soprattutto poi la partita in casa del Manchester City, poi quello che dicevi te, aggiustando un po' la situazione, facendo risultato in casa con Manchester City e facendo punti a Mosca, io non ho fatto i calcoli aritmetici, ma insomma potrebbe bastarti quello, no? Cioè il ragionamento è questo: la Roma adesso ha 4, se il Bayern le vince tutte e la Roma batte Manchester City e anche pareggia a Monaco, la Roma chiude a 4, 3, 7 e a 8. Sì. A 8. Potrebbe essere un bottino sufficiente? Beh, il City in questo momento è 2, immagina che magari vince in casa col CSKA. Scusa, sì. Ti faccio questo ragionamento: il Manchester City quanti punti c'ha? 2. 2 punti. In questo ragionamento perde sia contro la Roma che contro il Bayern Monaco, giusto? Sì. Quindi batterebbe soltanto il CSKA a Mosca in casa? E va 5. E quindi va 5? Sì. Il CSKA a Mosca manco lo conto perché c'ha 1. Certo. Quindi dovrebbe battere il Bayern, ma non è vero perché abbiamo detto che il Bayern se le vince tutte. Se il Bayern le vince tutte, aiutatemi, la Roma batte Manchester City e fa un punto a Mosca, è qualificata. Sì, infatti questo ti stavo dicendo, con 4 punti, 4-5 punti, diciamo, per star tranquilli, sicuri, potrebbe arrivare... Sicuri sempre che il Bayern Monaco le batta tutte però, eh. Sì, supponiamo che il City possa anche pareggiare contro il Bayern di Monaco e vincere col CSKA, farebbe 4 punti e comunque andrebbe a 6. Ok? Giocandosi l'ultima in casa tua. Sì, però l'unica preoccupazione, facendo tutti questi ragionamenti che sono abbastanza legati al fantacalcio in questo momento,
correggimi sempre se sbaglio, l'ultima partita è Manchester City Bayern Monaco, vero? No, l'ultima è Roma Manchester City. Ah, Roma Manchester City, benissimo. Quindi l'ultima dicembre. In casa del Manchester City, comunque è Manchester City Bayern Monaco, sì, questo è corretto? Sì, questo sì. Ok. Quindi bisogna vedere come ci arriva il Bayern Monaco lì a quella partita. Però visto il Bayern Monaco non mi sembra una squadra che ti regala qualche cosa, eh. Comunque le possibilità ancora ci sono, indipendentemente dalla mazzata di ieri sera. Sarà fondamentale, indipendentemente da quello che succederà a Monaco poi nella gara di ritorno, battere, già da oggi lo sappiamo che sarà fondamentale battere il Manchester City qui all'Olimpico, no? Sì. E vediamo, insomma, dai. Vedremo. Intanto, no, è un paradosso intanto, che prendi 7 gol in casa e nella giornata in cui intanto bisogna dire come ne esci, rispatta, come ne esci da questa situazione, Mila, la cosa più importante. Stavo dicendo questo perché adesso non è tanto pensare a quello che succederà, ma a quello che succede sabato. Perché io spero che la squadra non abbia contraccolpi, perché quando tu vai incontro a queste situazioni qui c'è il rischio che tu possa perdere un po' di fiducia, un po' di autostima, possa perdere un po' il filo logico del tuo ragionamento, perché in campo ci vanno i giocatori, un conto è fare le chiacchiere come le facciamo noi, un conto è raccontare le cose ai cronisti e fare le conferenze stampa, un conto anche presentarsi davanti ai microfoni, parlo di allenatori, giocatori, presidenti, dirigenti, tutto quello che va a voi, però in campo ci va la squadra, ci vanno l'allenatore, e quindi è evidente che insomma l'appuntamento di sabato sarà un appuntamento molto molto delicato, molto delicato, per una questione di ambiente, per una questione di classifica, per una questione anche legata a quello che è successo ieri sera, al contraccolpo, certo, che potrebbe esserci, speriamo di no, per quello che riguarda la squadra, insomma una trasferta molto delicata, molto molto delicata, però abbiamo sempre detto che questa è una squadra che ha ambizione, e se una squadra ha ambizione può toppare una volta, poi la volta successiva però non deve toppare assolutamente, perché se lo facesse significherebbe che non ha quell'ambizione, non ha quella forza per poter venire a capo di determinate situazioni. Però insomma occorre assolutamente cancellare, mettere, non dimenticare, perché ricordarsi di quello che si è sbagliato ieri sera secondo me potrà essere sempre e comunque molto utile, però in qualche modo cancellare quella partita e pensare a quella dopo, perché se no il rischio di rovinare oltre tutto quello che hai combinato già ieri, oltre quello che erano già ieri, poi dopo il rischio di rovinare ancora la situazione ci sta, se ovviamente non ti presenti in campo con la testa e con l'atteggiamento giusto. Non sarà facile, Ubaldo, tu sei stato calciatore, sei allenatore, insomma queste sono le giornate, i momenti in cui bisogna veramente, come posso dire, quello che ti passa per la testa, Mimmo, no? Quello che ti passa per la testa è la voglia di rientrare subito in campo immediatamente, di proporre qualcosa di nuovo, interessante, e far vedere che insomma tu sei protagonista, tu sei forte, che stai bene, che hai la capacità di reagire. Mio partire non poteva capitare contro la Sampdoria che va alla grande, no? Quindi già sappiamo come caratteristiche. Se dovessi però io avrei preferito un Roma acqua pozzillo olimpico, eh? No. Come no? No, assolutamente. Intanto fammi ricominciare a respirare, poi vediamo. E devi dimostrare anche in questo senso di essere pronta, non c'è bisogno che devono passare 10 giorni. Sì, però tu non sai mai se poi ieri sera è stato veramente tutto merito del Bayern, o se magari tu stai passando un momento che non è straordinario. Capisci quello che ti voglio dire? Ho capito. Quindi ma pochi giorni prima, in cui tu non ce ma la pochi fai. Giorni prima c'era stata una prestazione, Mimmo, sbaglio? Beh, col Chievo a me la prestazione, l'abbiamo detto anche noi e te, la prestazione complessiva era stata buona fino a un certo punto, perché i 2 gol su 3 erano arrivati sul calcio da palla inattiva, quindi fa parte sempre del gioco, però è Mimmo. Tirati i remi in barca, eccetera, eccetera, molte le rotazioni che c'erano state, il turnover, eccetera, eccetera. Però, sai, quando tu sei in difficoltà, che non ce la fai a fare il record del mondo, intanto è importante chiudere la gara, poi magari ci sarà il momento per tentare di fare record del mondo, capisci? Quindi noi non lo sappiamo qual è adesso la situazione. Di certo sappiamo una cosa, che il comportamento ieri della gente allo stadio, no, straordinario, è stato qualcosa veramente di commovente, nel senso che
che ci vuole tanta tanta passione, ci vuole tanta tanta fede, ci vuole tanto tanto amore per fare quello che è stato fatto ieri sera allo stadio, insomma, senza voler togliere merito a nessuno, però la Sud mi è sembrata qualcosa di veramente straordinario, per l'attaccamento, perché la squadra torna in campo dopo l'intervallo sul 5-0 per quell'altri, e invece di beccarti i fischi c'erano soltanto applausi, perché il gol di Gervini è stato salutato con un boato che sembrava un gol, sì, sullo 0-0 a un minuto dalla fine, perché alla fine la gente comunque cantava ancora in nome della Roma e per conto della Roma, perché era tutto molto bello, insomma, diciamo, no? Perché queste sono cose che poi aiutano anche la squadra ad andare avanti. Ovviamente senza, come posso dire, cullarsi sul fatto che la gente è comunque sempre dalla parte dei giocatori, questo non è vero. Però ieri sera era giustissimo stare dalla parte dei giocatori, anche se loro non stavano in campo praticamente. Infatti la cosa brutta, il peccato, è che si sia un po' interrotto questo processo di crescita della Roma con questo brutto 7-1, peccato. Ma sai, innanzitutto stiamo parlando di una competizione diversa dal campionato, e il processo di crescita tu paradossalmente puoi anche portarlo avanti attraverso una mazzata di questo genere, no? Perché se tu riuscirai a capire dove hai veramente sbagliato ieri sera, se tu riuscirai a renderti conto quali sono stati realmente i tuoi errori, al di là del merito dell'avversario, beh, se tu dovessi riuscire a fare tutto questo, probabilmente avresti acquisito qualcosa in più. Quindi, lo ripeto, paradossalmente è anche un piccolo passo avanti nel tuo processo di formazione. So che è abbastanza strano, no? In queste circostanze fare un discorso di questo genere, però il calcio è fatto anche di queste cose, cioè per arrivare ad essere una grande squadra probabilmente hai bisogno anche di renderti conto di quelli che sono i tuoi limiti. Certo. E lavorare sui tuoi difetti, non esaltare i tuoi pregi. E se tu, lo ripeto, riesci a capire qual è stato il vero motivo per cui ieri hai toppato così clamorosamente la partita, virgola, al di là del valore dell'avversario, virgola, sicuramente fai un